Probabilmente sia Vladimir Luxuria che Pier Silvio Berlusconi avrebbero sperato risultati migliori. L'Isola dei Famosi 2024 è stata in gran parte rinnovata tra l'inserimento dei non famosi come al Grande Fratello 2023 e il cambio di conduzione e non solo. Eppure l'edizione, per oggi, è un flop. Svelata la data finale. Dietro all'attuale fallimento in quanto a share, in media 16-17% a puntata nonostante i continui strategici cambi di palinsesto, non sembra esserci l'assenza del duo Ilari Blasi e il fedele Alvin, più che altro i tanti e inaspettati ritiri, per non citare il Francesco Benigno Gate. Finale anticipata per l'Isola dei Famosi 2024. Isola dei Famosi, altra brutta notizia per Vladimir Naufraghi. La prima naufraga ad essersi ritirata è stata l'ex caporal maggiore dell'esercito, nonché vigile del fuoco, Tonia Romano. La notizia è giunta nella prima puntata e di lei già non c'era traccia. La prima settimana, è poi stato il turno di Miss Italia 2023, Francesca Bergesio per un infortunio. A seguire Francesco Benigno e tutta la penosa polemica, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Daniele Radini Tedeschi e chissà chi ancora. Insomma, un'ecatombe di concorrenti, critiche a non finire da parte dei telespettatori tra Instagram ed X e la finale dell'Isola dei Famosi 2024, di conseguenza, sarebbe stata effettivamente anticipata. Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia in queste ore, l'ultima puntata sarebbe prevista per il 28 maggio. La ufficialità per ora non c'è. Ma intanto, dopo la diretta del prossimo 6 maggio, lo show passerà al martedì. Ma chiudete direttamente, basta, autori pietosi, tutta colpa loro, flop totale, scrivono dei fan online.